Bari 2024 e le regionali 2025. Francesco Paolo Sisto presenta il coordinamento cittadino di Forza Italia e fissa i prossimi obiettivi. Sicurezza, igiene, opere pubbliche, cultura e welfare al centro del programma del viceministro alla giustizia, che non ha risparmiato qualche stoccata all'attuale sindaco Antonio De Caro. Forza Italia riparte nel senso che si organizza in chiave amministrative 2024, una nuova formazione con ripartizione di compiti altamente specializzati, uomini e donne, giovani e meno giovani, ma sostanzialmente un grande entusiasmo. Vincere a Bari, come è accaduto in tante altre città, ancora a Brindisi, significa ovviamente aprire la strada verso la regione. Qui sono una città che si manifesta sempre meno sicura, con una tolleranza purtroppo della insicurezza. Questa è la cosa più grave, ci si abitua alla insicurezza, una città che ha bisogno anche di più igiene, di più attenzione, magari qualche ballo in meno e qualche social in meno potrebbe essere utile per i baresi, una città che ha bisogno di opere pubbliche. Il candidato dovrà venire dalla politica e non dalla società civile per non ripetere l'errore del 2019. Sul nome invece ancora nessuna indiscrezione. Il nome del candidato deve essere un candidato non solo di qualità ma anche vincente, le due cose devono andare insieme. Mi sembra che l'avventura del civismo non abbia dato grandi risultati, anzi, quindi cerchiamo all'interno delle forze coerenti della maggioranza e delle forze di maggioranza. Abbiamo ovviamente un numero di persone e di scelte veramente di grande qualità. E io sono convinto che lentamente ma inesorabilmente da una grande squadra verrà fuori un grande candidato.